Donne che fanno impazzire gli uomini. Allora, quali sono le donne che fanno impazzire gli uomini? Allora, beh, la prima tipologia di donne è una donna che sembra strano, ma che dimostra una certa maturità, una donna che dimostri stabilità emozionale. E quindi non corre dietro agli uomini, quindi non è bisognosa, quindi non li insegue. Insomma, una donna che ha tutte queste caratteristiche, posso garantirti che fa impazzire gli uomini. Perché se invece c'è la bisognosa che va alla ricerca del principe azzurro, che va alla ricerca, voglio l'uomo, e allora quella non attirerà proprio nessuno. Non tirerà più nessuno e non riuscirà a conquistare nessuno. Quindi la vera donna che seduce un uomo è quella che non è bisognosa, è quella che sa conquistare, è quella che sa sedurre, è quella che sa far innamorare. E queste sono veramente le donne che sanno attirare gli uomini, che sanno conquistarli, sedurli. E quindi devi crescere come persona, diventare veramente una persona matura, sembra banale, ma è una delle caratteristiche fondamentali che attira gli uomini. D'altra parte, poi gli uomini vogliono una donna che li accetti così come sono, non che cerchi di trasformarli, perché alla lunga una donna che cerca di trasformare gli uomini non è ben vista, questo te lo posso garantire, viene vista come, insomma, una rompipalle. Poi un'altra caratteristica di una donna che diciamo, sa attrarre gli uomini, è una donna autentica, una donna che non ha, come dire, che si fa vedere, che esprime sicurezza e che si percepisce come una donna istituzionale anche, perché poi la trasgressione serve, ma che nel momento buono è istituzionale, una donna che sa dare affidabilità, stima e considerazione. Ecco, questo è fondamentale perché altrimenti si innescano dei meccanismi che vanno a generare meccanismi di difesa nella sfera logico-razionale. Purtroppo questo succede. La sfera logico-razionale deve essere preservata da questo punto di vista. È una cosa molto importante da tenere in considerazione perché per sedurre devi sì dare emozioni, ma prima devi, come dire, garantire una stabilità emotiva. E poi la terza caratteristica di una donna che fa impazzire gli uomini è una donna che sa amplificare le emozioni dell'uomo. Sa amplificargli le emozioni andando ad apparire in questo caso trasgressiva, ma solo dopo che ha dato stabilità emotivi. In questo modo il maschio vivrà anche sensi di colpa. Questa è un'altra caratteristica molto importante che però deve essere necessariamente abbinata alla prima, cioè la capacità di, diciamo, la capacità di apparire come stabile, come istituzionale, eccetera. Quarto punto è una donna di cui un uomo può fidarsi, una donna che sa sostenere un uomo nei suoi momenti di debolezza, perché una donna così non se ne trovano tante. Normalmente le donne spesso possono apparire bisognose, possono apparire con caratteristiche anche estremamente negative. Invece una donna che appare stabile e sicura di sé, insomma, in questi casi è una donna molto importante, una donna che può veramente essere la donna migliore che un uomo possa trovare. Donne che sanno, diciamo, anche appunto riconoscere quelli che sono i bisogni dell'uomo e che comunque sanno dare anche stima e considerazione. Poi la quinta, caratteristica, anche questa è una caratteristica molto importante, è, una donna che ha dei punti di forza legati anche alla femminilità, perché la femminilità è uno dei punti di forza da cui una donna non può prescindere, quindi devi imparare veramente a coltivare la tua femminilità, devi
devi imparare a coltivarla e deve essere la femminilità, deve rappresentare, devi essere una donna di classe, una donna che sa appunto essere femminile, ma essere fondamentalmente una donna di classe, una donna di grande valore. Questo è un punto molto importante. E poi, diciamo, il sesto punto è una donna che sa dimostrare di essere una donna di valore, non entrando in competizione con un uomo, perché talvolta gli uomini patiscono un po' una donna che entra in competizione, ma una donna che comunque sa dimostrare di essere una donna di valore, sa dimostrare di essere una donna, diciamo, della quale possono affidarsi totalmente. Ecco, questo è un altro punto importante che devi tenere in considerazione, direi che è veramente basilare. E poi il settimo punto di una donna che fa impazzire gli uomini è un po' complesso, diciamo, però è una donna indipendente che fa la sua vita, che ha il suo lavoro e che nello stesso tempo però sa essere appassionata a letto, però non è che deve far fare overdose, tra virgolette, di sesso, perché questo non viene percepito positivamente. Purtroppo sembra strano, ma il fatto che sa essere appassionata, ma sa centellinare, diciamo così, quindi deve essere piena di impegni, deve essere piena di cose, deve essere sempre. Quindi il maschio deve provare un forte desiderio, perché tieni presente che gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, piuttosto non si innamorano facendolo, ma si innamorano desiderando di farlo. E questo è quello che una donna deve quindi dimostrare. Gli incontri fisici, diciamo, devono avvenire come gratificazione, quindi devono essere infrequenti. Devono essere intensi, quindi far vedere la passione, ma poi dopo deve avere la tua vita, deve avere le tue cose, quindi dovrà essere lui che cercherà in tutti i modi, ti desidererà, vorrà incontrarti, vorrà vederti. E questo è veramente l'unico sistema per coinvolgere un uomo. Ecco, una donna che ha queste caratteristiche, posso garantirti che fa impazzire gli uomini, posso garantirti che nessun uomo potrà resistere, diciamo, alle arti seduttive di una donna con queste caratteristiche. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella.